Io questa sera sono qui teoricamente e anche in pratica per parlare di distanziamento e di danni che il distanziamento può fare sui nostri bambini, però in realtà per capirlo non serve uno psicologo, non servo io che vi dico quali possono essere questi danni, perché basterebbe aprire qualsiasi libro di psicologia infantile, qualsiasi libro di pedagogia per renderci conto di com'è importante per i bambini, per i bambini piccoli la socializzazione, il gioco condiviso, i danni a lungo termine che l'assenza, la mancanza di apprendimento attraverso il gioco condiviso possono fare sui nostri bambini sono enormi. Quindi qua stiamo parlando di proteggere i nostri bambini da un qualcosa che statisticamente non è pericoloso per i nostri bambini, creando un danno a lungo termine enorme ai nostri bambini. Io ho lavorato per tanti anni con i bambini autistici. I bambini autistici purtroppo mancano della capacità spontanea, spesso, di socializzazione, di gioco condiviso, e questa è una capacità che si acquisisce e che gli viene insegnata attraverso la lavaterapia o altre stimolazioni, la musicoterapia o altre cose. Quindi il prendere bambini sani e impedire loro di apprendere attraverso il gioco condiviso e la socializzazione è un vero e proprio crimine, perché si rischia di patologizzare bambini sani, di trovarci poi un domani degli adulti problematici, degli adulti con delle mancanze, con delle carenze a livello di personalità e di sviluppo cognitivo, perché le abbiamo protette da un qualcosa che, se esisteva, se mai esistito, probabilmente a livello sintomatico non esiste più, e che comunque, anche qualora esistesse, statisticamente sui nostri bambini non costituisce nessun pericolo. E poi di cosa stiamo parlando? Perché ricordiamoci di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando della scuola pubblica italiana, stiamo parlando di strutture marciscenti che cadono a pezzi, con soffitti che crollano, con carta igienica che manca, e loro stanno investendo in cose assolutamente inutili. Quindi noi proteggeremo i nostri bambini da un raffreddore e gli cadrà una tegola in testa. Quindi io qua, come psicologo, non dovrei tanto parlare di danni da distanziamento, ma dovremmo cercare insieme di fare una diagnosi al ministro Azzolina, perché io ho letto le regole e solo una malata di mente può pensare di aprire le scuole con una regolamentazione del genere, soltanto una disturbata. Perché aprire le scuole a queste condizioni è semplicemente impossibile. Ti trovi un bambino che gli c'è con la candela al naso e devi far partire una riga di precauzioni, di contromisure, devi avvertire il pediatra mentre a livello incrociato la scuola avverte l'ASL, poi partono i controlli, la sanificazione nelle scuole per un singolo bambino cui cola il naso. E mentre loro verranno a fare il controllo e la sanificazione per quel bambino, in quella scuola ce ne saranno contemporaneamente altri 30. Perché io mi ricordo, quando ero piccolo io, non c'era mai la classe con tutti presenti, c'era sempre uno che mancava, uno con le tonsille, con una placca che magari gli dura 4 mesi, ogni 3x2 a casa a letto. Quindi mandare i bambini a scuola con questa regolamentazione vuol dire trovarseli a casa ogni 15 giorni, quindi vuol dire non poter andare a lavorare neanche noi perché avremo i bambini da gestire, e quindi una situazione assolutamente impossibile da gestire. In questo modo ci girano la palla addosso a noi, ci troviamo con una scuola che non funzionerà, con dei piani di studio online totalmente inesistenti, quindi i bambini rischiano di perdere l'anno scolastico, rischiano di venire danneggiati anche proprio dal punto di vista dell'istruzione in sé. Dobbiamo renderci conto di quello che sta succedendo. Purtroppo io credo che opporsi a questa cosa sia praticamente impossibile, però una strada io penso che noi l'abbiamo: il fatto che siamo tanti di più di quelli che ci vogliono imporre questa cosa. Allora, essendo tanti e tanti di più, quello che noi possiamo fare è non riconoscerli più. Noi dobbiamo entrare nell'ottica che siamo noi i padroni dell'Italia, perché siamo noi gli italiani. Non è il padrone dell'Italia un individuo eletto da nessuno che prende ordini da un cittadino straniero che si chiama Bill Gates. Non è lui, siamo noi.
Allora noi dobbiamo smettere di riconoscere, autorità a queste persone, dobbiamo delegittimarle. Ci creano una scuola impossibile per i nostri bambini, ci organizziamo e ci creiamo una scuola nostra con i soffitti che stanno su, con la carta igienica che c'è, con gli insegnanti che insegnano e che non devono passare la giornata a fare i poliziotti se a un bambino gli si abbassa la mascherina. Dobbiamo fare questo, e questa è l'unica strada, la delegittimazione. Questa secondo me è l'unica possibilità che ci è rimasta per riuscire a salvare il futuro dei nostri figli, che si preannuncia veramente catastrofico. Grazie.